per quale motivo vi vogliono sgomberare? Perché dicono che il palazzo è abusivo, però noi inquilini non sapevamo niente di questo palazzo che era abusivo, perché fino adesso abbiamo pagato, io fine marzo ho pagato Pigio ed è aprile mi è arrivata la carta di morosità. Io non lo so che sta succedendo, però purtroppo il procuratore ha dato il fatto definitivo che qua deve andare tutto per te. Noi vogliamo un po' di proroga e se possiamo avere qualche aiuto da fuori. C'è una resa del 2009 e lei ovviamente è invalido. Come ha preso la notizia dello sfratto e soprattutto lei come la vive questa situazione? Ma io la vedo proprio pessima, perché a parte il mio stato di salute non è buono, ho una moglie che praticamente sta in un centro di salute mentale, poi è stato operato due volte, ha un paio di tumori e sta ancora con i punti in testa. Poi c'ho mio figlio che ha avuto una trombosa tutta al lato sinistro. È una situazione, la vedo proprio disastrosa. Tu che c'hai la... Io praticamente, io ho 85 anni, non avevo queste possibilità di aiutare loro, me e mio figlio. Ho bisogno di aiuto, innanzitutto abbiamo bisogno di proroga, perché con questo vado, da un mese all'altro, non si buttano le persone fuori. Faccio Com'è? vedere a partire che c'hai. No, ho pacemaker, ho Lo stent qua, la gola, ho tanta patologia, ho il trigene, sono un po' lavorato. Ci vuole soltanto la bara a portata di mano per tutte queste patologie che ho. Perciò all'improvviso, da pochi giorni, si pretende che noi dobbiamo sfrattare e andare. Dove andare? In mezzo alla strada.